non dirmi che hai paura, rientra in un programma più ampio legato al Comitato delle Fondazioni Italiane d'Arte Contemporanea istituite dal Ministero dei Beni Culturali. Il progetto ha visto coinvolte più fondazioni in progetti di formazione rivolte agli ambiti periferici della città. Nel caso del Pastificio Cerere non è una novità, in quanto da anni abbiamo attivato un progetto che si chiama Curare l'Educazione e che prevede proprio la presenza degli artisti all'interno di contesti formativi, in quanto riteniamo che l'arte contemporanea, attivatore di pensiero, sia un grande stimolo per l'innovazione e per il cambiamento e dunque particolarmente adatto alla formazione delle nuove generazioni. Il progetto Non dirmi che hai paura nasce insieme alla Fondazione Pastificio Cerere, è un progetto voluto dal Ministero dei Beni Culturali e sponsorizzato da Amnesty International, quindi tutte realtà molto interessanti che si mettono insieme per realizzare quest'idea di incontro, un incontro fra un liceo e un gruppo di ragazzi, un gruppo di migranti minori non accompagnati che stanno in un'associazione che si chiama Civico Zero di San Lorenzo. Dopo la prima fase, quindi quella dell'incontro, di conoscersi e di conoscere anche i luoghi, c'è stata una seconda fase. Quindi i ragazzi sono arrivati e insieme al fotografo Ottavio Celestino abbiamo creato dei set fotografici, i ragazzi messi in posa per creare delle masse di persone che migrano, che si spostano. Gli scatti di Ottavio sono stati poi ripresi da me, reinterpretati con una penna stilografica. E poi arriva la terza fase. La terza fase si è svolta nel mio studio e quindi abbiamo preparato una serie di tele in cui c'era una grandissima aerofotogrammetria del quadraro e i ragazzi in qualche modo ritraevano loro stessi. E abbiamo creato un immenso quadro di 2 metri per 2 metri 80 con lo sfondo, l'aerofotogrammetria del quadraro e queste grandi masse di popoli che migrano e che si incontrano. Poi mi ha fatto molto molto riflettere sull'argomento immigrati, no? E anche dal primo giorno ero molto scettico su questo programma, su questa alternanza, però giuro, sono rimasto veramente molto colpito. Devo dire che ci abbiamo lavorato molto per entrare dentro il discorso e il titolo è eccezionale, prende al massimo quello che si vuole dire, perché non sembra, ma c'è tanta paura dei tuoi ragazzi rispetto alla diversità. Ma ho visto questa paura dell'esperienza sciogliersi da una parte e dall'altra. Con l'artista Pietro Ruffo abbiamo più volte gestito laboratori di questo tipo. Abbiamo comunque sempre cercato di conciliare una sensibilità critica verso alcuni problemi, avvicinandoli al nostro mondo.